Lo so, stavo A dirla dicendo, tutta, che cosa? Dove erano rimasti a no, dirla su tutta? Gillet per esempio, perché ora è facile sempre quando una persona va via, che sia un giocatore o un tecnico, poi scaricare tutte le responsabilità su di lui. Io ricordo che Gillet, quando è arrivato al momento di rinnovare il contratto, si è aspettato, secondo me, qualche mese di troppo. Gillet ha firmato praticamente in extremis. Evidentemente anche su Gillet non è che c'era forse questa massima considerazione. Senti, Ricordo che anche lui era abbastanza amareggiato di questa tesa, perché forse riteneva di meritarlo e secondo me meritava massima non considerazione per farci perché. fare gli altri, però visto che ci sei tu, parliamo del nostro amico Conte. Lo vedi in difficoltà a Bergamo in questo momento? Certamente nessuno pensava che l'Atalanta potesse continuare a fare 9 punti in 5 partite e magari puntare alla Coppa UEFA. Però la lite con Doni, 3-0 con il Cagliari, sono Sì, segnali la di lite con Doni, una ricaduta, è ecco, per Doni che non mi intenderci. pare uno stinco di santo, che ha reagito male a un cambio. Poi Doni ha giocato la partita dopo, certo, in difficoltà, ha moltissime assenze, giocatori come Barreto, Ferreira Pinto, Manfredini, Acquafresca, De Ascentis, insomma, ha qualche assenza di troppo. L'Atalanta è quella che è chiaro che magari all'inizio c'è una reazione anche emotiva, però Conte ha fatto 9 punti in 7 partite, gli stessi punti del Bari nelle ultime 7, quindi io penso che abbia fatto finora forse anche oltre quelle che erano le aspettative, C'è ma un amico in è linea. normale che sia in affanno C'è un perché. amico in linea, pronto? Senta, buongiorno, sono Luigi da Bari. Vorrei Luigi, mi dire dici il che. quartiere? Ci serve per capire perché ci sono stati movimenti nei ripetitori di Telebari, quindi dove ci vedete bene, dove non ci vedete bene. Da dove chiami? No, io abito vicino alla zona Faro. Zona? Vedo Faro. bene, zona Faro. Faro, sì. Senta, vorrei dire, io praticamente arrivo ieri da Genova verso le 5. Sì. Vorrei dire. Vedere un Cassano venire sotto la curva dei Parisi è stato troppo Troppo emozionante. bello, eh. Poi un'altra cosa, praticamente riguardo agli arbitri, vorrei dire, noi stavamo di fronte, vedevo il guardalinee, la bandierina, era stato un po' titubante ad alzarla, cioè stava nel dubbio totale. Quando stai nel dubbio, secondo me, non puoi falsare una partita 94, fermati, domanda al quarto uomo e del gol, penso io giocando a calcio, anche io. Abbiamo No, una detta d'oro, questa cosa non si può fare, anche perché in questo caso l'arbitro ha dovuto guardare l'assistente. L'assistente è andato su, se stiamo parlando del gol non concesso, è andato subito su anche con titubanza e non può ridiscendere. Comunque si deve fidare dell'assistente l'arbitro, perché poi se andiamo anche a sbugiardare l'assistente, lì si È apre. accaduto qualche È volta, eh. accaduto, però andiamo Guarda, la liberati. scorsa fece un gol È con vero, l'arbitro è che vero, disse no è vero, è vero. e fai giocare. Quindi si fida dell'assistente, si dovrebbe fidare dell'assistente, ma in questo caso hanno sbagliato tutte e due, quindi. Va bene, 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari, Radio Bari oppure Poi attraverso sai, il sito www.radiobari.net. è difficile poi parlare quando hai il dubbio. E in quel momento si va per sensazioni, in quel momento si è convinti che sia così, perché se tu aspetti per fischiare una punizione o alzare una bandierina di essere certo da mettere la mano sul fuoco, allora a quel punto non si fischia più nulla, È quindi impossibile. mettiamoci anche nei panni di questi poveretti, li chiamo io in senso buono, che devono in una frazione di secondo Io sono decidere convinto che in certi qualcosa. casi conti molto la situazione ambientale, ne sono praticamente certo, perché dopo il rigore per il Bari c'è stato un momento nel quale i tifosi della Sampdoria erano inviperiti, Cominciava perché a a fischiare, nessuno sì. fa piacere subire un rigore in casa al 90esimo. Hanno cominciato su un fallo laterale invertito, cioè un fallo laterale in favore che il guardiere ha dato alla Sampdoria, viceversa, e l'arbitro ha cambiato In favore del Bari. opinioni. In favore del Bari, e lì si è sentito un coro venduti, venduti, cioè il clima è diventato. Questo non toglie che, a mio avviso, se non vedi un fuorigioco non lo Sei devi una dare, insomma. professionista, Esatto. Enzo. Però Chiaro, purtroppo, chiaro. purtroppo. C'è un amico in linea, pronto? Sono Angelo da Bari. Ciao Angelo, ciao. Enzo, vorrei sapere, l'Angella è un giocatore del Bari o dell'Udinese? L'Angella è in In comproprietà, comproprietà, appunto, sì. a metà fra Bari e Udinese. Ah, secondo te, che altro calciatore potrebbe servire a riconfermare per l'anno prossimo per il Bari, che sono in comproprietà, come Coman? È presto per dirlo perché, insomma, siamo Coman in a prestito. Como in prestito comunque, no? È un Sì, prestito secco? O con secco, diritto di secco, scatto per sì, il no, Bari? prestito Ecco, prestito oneroso. nero, se ricordo. Bonucci in comproprietà, l'Angella in comproprietà.
Ranocchia è coproprietario col Genoa? No, No, Ranocchia Ranocchia è era prestito, è prestito. prestito. Barreto prestito. Meggiorini con proprietà. Diamotene credo che sia in prestito con diritto di riscatto riscatto. Dell'intero cartellino. Per l'intero cartellino. Cioè, non Non abbiamo l'abbiamo ancora ancora visto. visto, è vero, è No, incredibile. sarei solo curioso. Però del resto quando giocano No, così no, bene no, Ranocchia e Bonucci chiaro. Diventa difficile far giocare Diamotene. Stavo Diamotene giocando. Può giocare anche terzino, no? Ma Diamotene ha Non è fisico, ha centrale, no? fisico. Sì, è un centrale, però secondo me ha velocità e potenza. Lo ha fatto molto bene Andrea Masiello, non vedo perché magari in emergenza Vogliamo parlare di un tema particolare, curioso? Qui rischia di non giocare per un po' Gazzi, perché con la coppia Almiron, Donati, Gazzi rischia di perdere il posto e sarebbe clamoroso, e non perché, come dire, qui giocano Almiron e Donati che sono molto bravi, ma Gazzi praticamente senza sbagliare No, anzi, partita gioca, giocando un non ottimo gioca più. videocampionato. Io penso che in questo momento il Bari abbia una coppia di centrocampisti centrali molto, molto Da forte, zona UEFA. forse anche da squadra, sì, più importante, non me ne vogliono i tifosi del Bari, però da squadra che possa ambire anche a piazzamenti europei, chissà che non possa diventarlo il Bari, Almiron Donati, insomma, sono veramente tanta roba perché sanno unire quantità e qualità. Io penso che Almiron possa ancora crescere, quindi secondo me è tutto ancora. Ed era uno finito, C'è un amico in linea, Sembrava pronto? perso. Ciao Pronto? Enzo, Ciao, ciao. sono Andriano. Ciao, Andriano, ciao. Niente, non devo dire che oramai è ampiamente dimostrato, no? Perché abbiamo una squadra forte, però i punti per tutte le strade, la debolezza sta proprio nelle punte. Voglio tanto sperare che a gennaio qualche altro una punta su italiano straniero. Perché le punte che siamo a stare, noi ne abbiamo in là nell'altro, non cambiano, solo pareggi e qualche Grazie, sconfitta. grazie, grazie Adriano. Vabbè, però insomma, aspettiamo. A mio Infatti, avviso, comunque, infatti. gennaio non è vicinissimo. Si sa che il Bari ha sempre guardato con interesse a Castillo, l'attaccante attualmente alla Fiorentina, non gioca mai praticamente, è reduce anche infortunio, ex Lecce. A mio avviso, è un giocatore che Ventura riporterebbe Anche volentieri, Bogdani si eh? era La Reggio interessato, di anche Venezia, Bogdani. no? Beh, Anche sì. Bogdani si era interessato, se non sbaglio quasi sempre. Però attenzione, ripeto, magari col centravanti classico, quello che partecipa meno alla manovra, il Bari forse andrebbe più in difficoltà, perché è un discorso di caratteristiche, il Bari perde in qualcosa magari nell'area di rigore, però guadagna molto nella manovra. Se quel Bari sta puntando, come l'anno scorso, Ventura ha fatto bene, secondo me, a dar fiducia a Barreto e Kutuzov, puntiamo molto sulla manovra. Kutuzov è un giocatore che magari ti aiuta a tenere palla, non la perde, magari un centravanti classico, quello che aspetta solo la palla in area, ti lascia solo in certe situazioni, quindi magari la squadra si farebbe schiacciare un po' di più. Insomma, è un fatto di economie, di equilibri, quindi il Bari perde in qualcosa, ne guadagna in altro. Fino a questo momento però ritengo che la squadra nel complesso C'è un amico in linea, meriti pronto? un bel 10. Sì. Ciao, sono Daniele da Molfetta. Ciao Daniele, Ci siamo ciao. sentiti già Sì, venerdì sì, e sì. se ti ricordi io dissi che sarebbe entrato Langella, effettivamente così è stato. A proposito di Langella vorrei spendere il mio pensiero di oggi. Io dico, abbiamo avuto dei timori e di conseguenza si pensava pure che sarebbe andato via a gennaio. Io invece secondo me sarà l'asso nella manica del Bari, perché Ventura, come ben sappiamo, è un maestro in questo. Certo. Sta cercando di recuperare al 100% Langella e sicuramente sarà il giocatore che ci farà fare il salto di qualità. Grazie Daniele, ce lo auguriamo anche noi perché l'Angela ne ha assolutamente le potenzialità. Ma poi anche perché a me piace molto il modo di giocare con le due ali d'attacco, quindi per esempio a me non piace quando il Bari gioca con Allegretti finto esterno, quindi un Langella al top Quindi aspetti consente. Coman la prossima partita. Io sì, a me piace quel modulo lì, quindi un modulo che è ovviamente molto caro anche a Ventura, quindi l'augurio è che tutti vadano in condizione, che torni anche Rivas, in modo che il Bari giochi sempre col Prendiamo 4-4-2. l'ultima telefonata.